prima di passare all'ultimo relatore che ancora approfondirà il tema della blockchain, chiederei se ci sono domande per questi due primi relatori, se è tutto chiaro. Ci sono, prego. Salve, per quanto riguarda il discorso del risico, sì. Mi è sfuggito se questo è un sistema, come dire, che in atto deve essere ancora sviluppato, esiste, oppure a che punto siamo, perché è estremamente interessante. E secondo, sempre relativo al sistema risico, sulle prove, diciamo che io mi chiedevo se, poiché il brand coinvolge una serie di asset, quindi non solo il discorso relativo ai marchi, e come funzionava, perché naturalmente qui proprio pochi giorni fa sono stato a sentire tra colleghi un seminario sulle prove in materia di IP, e qui il problema è che le prove, soprattutto le nuove tecnologie, creare prove, io sono un avvocato, in termini di IP è sempre più complicato al mondo moderno, e quindi bisogna, come dire, acquisirle per bene. Questo significa che questi sistemi possono aiutare moltissimo. Allora mi chiedevo se ad oggi non sono acquisibili, a parte che sono comunque sistemi derivanti dal Ministero, quindi non è che sono sistemi privati, se, come dire, questa gestione di questi sistemi comporti sicuramente, questa più che una domanda, una considerazione, diciamo, considerare questi sistemi come forse non delle prove vere e proprie, ma come principi di prova, quindi indiziari, sicuramente sia in ambito penale che civile. Poi finisco chiedendo invece all'ingegner Colaiaco, altrettanto interessante, una cosa che su, naturalmente tutti parlano della blockchain, eccetera, cade l'occhio, perché su questi sistemi nativi, o meglio sugli asset nativi digitali, se è vero che ci sono tanti dubbi, però è anche vero che, e quindi è una domanda, se ad oggi noi ci riferiamo a questi dubbi per quanto riguarda gli asset di IP registrati. Per quanto riguarda gli asset di IP non registrati, questi sistemi quantomeno risolverebbero un sacco di problemi, soprattutto alle piccole e medie imprese, perché il sistema di tracciamento quantomeno sarebbe minimo rispetto al, nella maggior parte dei casi, a un nulla, o comunque una, diciamo, dei sistemi e dei dati assolutamente volatili. Grazie. Ok, allora comincio con la prima risposta. Sì, il sistema risico è già in funzione. Al momento riesce a elaborare circa 30-40 mila siti al mese, questo è più o meno derivante dal numero di aziende che al momento stanno partecipando a questo pilot, e chiaramente può aumentare nel momento in cui aumentassero le aziende o aumentassero anche i settori merceologici, quindi sì. La cosa molto interessante è quello che ci si può fare poi con questa rappresentazione. È chiaro che l'utilizzo che ne intende fare la Fondazione, di carattere chiaramente di studio, il Ministero immagino, di analisi del fenomeno ad alto livello, l'utilizzo che invece ne possono fare le aziende che entrano a conoscenza di azioni criminali rivolte verso il proprio brand è molteplice assolutamente, ma chiaramente poi dipende dal tipo di violazione che viene messa in campo, dal tipo di noia che dà all'azienda quel tipo di violazione, anche dalla grandezza, perché come le dicevo probabilmente il sistema trova un intoppo quando l'azienda, immagino, va dalla polizia postale e rappresenta che c'è un problema, che c'è una violazione. Ora però mettiamoci dall'altra parte, dalla parte della polizia postale, quanti siti, quante violazioni avvengono nel mondo online? Sarebbe molto difficile poi operare in maniera puntuale su ogni singola violazione. Quello che noi abbiamo visto, anche devo dire con la partnership statunitense, è che è necessaria un'analisi più approfondita. Cioè questo fa emergere solo che c'è un problema, fa emergere anche una sorta di dimensione del problema. Poi come andare ad operare è tutto un altro paio di maniche, perché a quel punto bisogna andare deep, bisogna andare effettivamente a fondo per capire innanzitutto chi c'è dietro questa organizzazione. Noi ci siamo resi conto della complessità del fenomeno quando
allertati da un sito che offriva prodotti contraffatti, poi dietro abbiamo visto che c'erano circa 2000 server, se non erro, sparsi in tutto il mondo che replicavano lo stesso identico sito. Questo fa sì che anche un'azione light, ad esempio di notice and takedown, quindi di rimuovere dai comuni, dalle ricerche, diritto all'oblio se vogliamo, di quel sito, ha poca efficacia, perché quanti minuti, quanti secondi a volte ci vogliono a ritirare su un sito che è esattamente la copia dell'altro. E quindi è chiaro che a quel punto l'azione va fatta più approfondita, quindi andrebbero raccolte una serie di informazioni anche con tecniche forensi a questo punto, assolutamente per andare ad attenzionare alle forze dell'ordine già una scrematura di quei siti che vanno a violare il diritto d'autore, onde evitare di subissare le forze dell'ordine di una marea di violazioni laddove nella maggior parte dei casi si tratta anche di piccoli siti che magari stanno al posto 99 sui 100 che noi abbiamo visti del motore di ricerca, che non generano traffico. E effettivamente poi diciamo è più il lavoro di ispezione che quello poi di rimozione, quindi assolutamente le aziende a mio modo di vedere necessitano di un comparto, e chiaramente non tutte le aziende ce la fanno, ma di istruttoria, prima poi di andare ad attenzionare quelle effettivamente, conviene magari attenzionarne uno che dietro ne ha 10 di siti illegali, piuttosto che andarne a prendere tanti nel mucchio, ma che poi alla fine non danno un grande svantaggio al proprio mercato. Spero di aver risposto. Io invece le devo chiedere scusa, le devo chiedere di pormi di nuovo la domanda, perché pensavo di aver capito, ho annuito, ma poi mi sono venuti dei dubbi. Grazie, la domanda era legata alla blockchain. Sì. Pronto? Ecco. Il discorso era sicuramente ci sono è una considerazione, quindi volevo capire come la vedeva, poiché la blockchain ha dei problemi e francamente queste indicazioni sono alcune assolutamente condivisibili, altre mi hanno posto dei problemi, queste indicazioni del World Economic. E a questo punto mi chiedo se la blockchain comunque in ogni caso come tecnologia per gli asset nativi su internet, e poi mi chiedo che cosa significa asset nativo su internet, perché ecco, anche questo mi ha creato un dubbio, voglio dire, o è un copyright che nasce su internet o un marchio che nasce su internet, ma tutto poi nasce nel mondo reale spesso e poi viene distribuito o commercializzato su internet, e questa è la maggior parte dei casi, almeno quello che capita a me. E poi il problema è l'aiuto che questa blockchain, e quindi supererebbe quei limiti indicati sugli asset non registrati, cioè gli asset che non sono registrati, quindi marchi non registrati, design non registrati, copyright non registrati, che vivono nel limbo, e quindi il problema della tracciabilità è incredibilmente difficile in alcuni casi, se la blockchain risolve tutti i problemi e quindi quei limiti non ci sono più. Allora, diciamo che un asset nativo digitale è per esempio una transazione finanziaria, mentre una banconota è un valore materiale, quindi che diciamo porta con sé un valore che non è quello effettivamente corrispondente al valore dell'oggetto, ma rappresenta un valore, e questo valore lo rappresenta in forma materiale, quindi una banconota è un asset materiale, una transazione finanziaria è un asset digitale, è un asset nativo digitale, quindi per esempio uno scambio finanziario tra due banche che avviene attraverso sistemi informatici è un asset digitale che può essere registrato utilmente in una blockchain, mentre la registrazione del passaggio della banconota da 10 euro da me a lei sulla blockchain non rappresenta praticamente niente. Quindi questo è la grande differenza. Ciò che è nativo digitale, cioè ciò che sostanzialmente è un'informazione completa
e autosufficiente rappresentata in forma digitale può essere registrata utilmente in una blockchain. Ora, lei parlava delle proprietà intellettuali. Sicuramente i registri, anche oggi i registri di proprietà intellettuale sono registri digitali, ci sono sicuramente anche gli archivi materiali, ma un disegno CAD è un asset nativo digitale. Quindi il tema che pone è molto interessante. Io quello che non so, non le saprei dire, è quanto una blockchain organizzata da soggetti che non abbiano legami con l'autorità pubblica, perché c'è l'autorità pubblica nel mondo della proprietà intellettuale. Quindi, ecco. Ecco, infatti, e questo è un tipico settore nel quale c'è l'autorità. Quello, e ne abbiamo anche parlato qualche volta con la dottoressa Cappello, quello che vedo io è che ci sono casi nel mondo che vengono risolti nel conflitto tra registri di diversi paesi. C'è un problema di riconoscere che i paesi riconoscano tra di loro, no, i registri della proprietà intellettuale, e c'è sicuramente una enorme utilità nell'avere una forte coesione tra le istituzioni dei tanti paesi. Noi del Poligrafico in questo momento, le dico, stiamo per far annullare un brevetto sulla base, un brevetto del 2001 sulla base di un brevetto del 93, ma è un brevetto del solo registro giapponese. Anche sulla base dell'esistenza di quel brevetto giapponese del 93, noi faremo annullare un brevetto italiano del 2001. Quindi il tema della registrazione, soprattutto della data, dell'istante in cui è stato presentato il brevetto, eccetera, è fondamentale, e secondo me personalmente la blockchain può dare un contributo enorme. Però le dico la verità, sarà che sono solo 2 anni che lavoro per un'azienda pubblica, però ho già maturato l'idea che invece, secondo me, un'autorità sulla gestione del mondo dei brevetti invece serva. E quindi vedo applicazioni della blockchain, però diciamo non sul modello comunitario di distribuzione della decisione. Grazie, io ringrazio i primi relatori, invito quindi il dottor, l'ingegnere Thomas Rossi del team CryptoMice. Ah, chiedo scusa, prego. Buongiorno, mi chiamo Ivan Brignani, sono un consulente tecnico di 2 aziende del nord Italia. Volevo fare una domanda al dottor Pellegrino in apertura di questa splendida vetrina che ci ha espletato, molto curioso. La mia domanda è, le aziende come quelle che io rappresento, che abbiamo sviluppato un sistema anticontraffazione sia online per l'e-commerce che nel fisico, se può accedere a questa vetrina, se è sottoposta a delle verifiche tecniche e se ha dei ritorni direttamente da questa vetrina o se è soltanto una vetrina, come si può dire, effimera, detta tale e basta. E poi volevo fare i complimenti per Risico, che probabilmente è il gradino che ci mancava al nostro brevetto e ce l'ha fornito lei. Grazie mille. Grazie. Allora, mi aiuta a capire, lei lavora per... che produce tecnologie anticontraffazione? Sì, stampiamo tecnologie. Sì, sì. Io ho 36 anni di carte valori, certo. Condivido appieno il dottor Colaicacono. E noi abbiamo prodotto e brevettato un'innovazione che vale sia, certo, per l'e-commerce che per il prodotto fisico, se può accedere queste aziende a questa vetrina. Allora, l'idea della vetrina di orientamento chiaramente è quella di rivolgersi a tutte le aziende che intendono applicare le tecnologie anticontraffattive alla propria catena del valore. Per quanto riguarda i produttori, hanno sì la possibilità di accedervi attraverso, come ho mostrato, la possibilità di sottomettere in maniera standardizzata, formale, catalogata, secondo delle indicazioni che poi è il produttore che fornisce, non siamo noi a identificarle, appunto a far parte di questo catalogo
catalogo di questo archivio che poi disporrà il Ministero dello Sviluppo Economico. Alla luce delle informazioni di questo catalogo, quelle informazioni potrebbero arricchire la vetrina, che è uno spazio però, ricordiamolo, puramente tecnologico, cioè poi la parte commerciale è chiaro che poi sta ogni singola azienda, però il fatto che la propria tecnologia sia rappresentata in maniera chiara, codificata e abbia poi delle indicazioni anche come tempi di implementazione, costi, ambiti applicativi, è sicuramente a vantaggio di tutte anche quelle aziende produttrici per favorire una maggiore consapevolezza. Inoltre poi lei è qui, credo, anche perché fa parte di un network che il Ministero dello Sviluppo Economico ha creato nel corso del tempo, affinché attraverso anche queste forme di comunicazione ci sia una maggiore sensibilizzazione. Quello che io dicevo nella presentazione è molto importante, cioè l'approccio al fenomeno contraffattivo, alla pirateria, che sia digitale, che sia fisica o via dicendo, su qualunque bene va fatto in maniera collaborativa, cioè mettendo insieme tutti gli attori del settore. Credo che questi eventi, questo tipo di seminari, abbiano proprio anche quella finalità, cioè quella di mettere intorno al tavolo una serie di soggetti che affrontano lo stesso problema e magari non conoscono che la situazione è dietro l'angolo. E quindi spero che questo vada a vantaggio suo, come di tutte le altre aziende, chiaramente, che intenderanno utilizzare lo strumento per avere una maggiore vicinanza col Ministero, essere partecipi di queste iniziative e rappresentare poi, sempre a livello tecnologico, chiaramente, il proprio prodotto a tutte le aziende interessate. Aggiungerei a questo la funzione dello sportello anticontraffazione che realizziamo insieme all'UIBM. Noi del Poligrafico, nello sportello anticontraffazione, non veniamo a promuovere le nostre tecnologie, noi diamo risposte a domande che hanno a che fare con l'allestimento di soluzioni di anticontraffazione, di tracciabilità. Quindi in generale facciamo dei ragionamenti con le aziende che vengono a incontrarci, che possono trovare continuità poi con soluzioni che date voi o che danno altre aziende. Noi non è che proponiamo i nostri prodotti. Il Poligrafico realizza prodotti per l'anticontraffazione in alcuni mercati regolamentati, i tabacchi, gli alcolici, i farmaci, le denominazioni d'origine, i vini a denominazione d'origine, ma non affronta il problema della contraffazione per la singola azienda nel singolo caso specifico di tipo di prodotto, di tipo di mercato, di tipo, e quindi tendenzialmente il nostro interlocutore allo sportello anticontraffazione troverà soluzioni in aziende come la vostra o non so per quale azienda lavori, però aziende che producono tecnologie di sicurezza o di tracciabilità per tutti i mercati della manifattura e dell'industria italiana sono sostanzialmente nel nostro dialogo con le aziende che vengono allo sportello.